Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo a Milano alla presentazione del nuovo HTC One M8. Allora, ve lo faccio vedere prima esternamente, poi andiamo a vedere il software. Allora, tutto in alluminio come il fratello, però qua abbiamo alluminio anche negli slot ed è un monoblocco diciamo più solido, più ben costruito. Anche tutte le finiture sono fatte in punta di diamante. Tre colorazioni di là al lancio, quindi grigio scuro, diciamo silver e gold. Partiamo subito dalla parte anteriore, abbiamo un display da 5 pollici Full HD, LCD 3 Gorilla Glass 3, doppia cassa come sul vecchio One, Blue Sound, fotocamera anteriore per i selfie da 5 megapixel per focale 2.0, molto molto buona, non ci sono più tasti home indietro ma sono virtuali nel display. Per quanto riguarda il lato sinistro abbiamo l'ingresso per la SIM, purtroppo nano, purtroppo perché non è che mi piace molto. Parte bassa, ingresso micro USB e ingresso per il microfono e per le cuffie, bilanciere volume tutto in alluminio e ingresso per la memoria SD, che è infatti la memoria telefono espandibile fino a 128 GB e interna 16 GB. Posteriormente abbiamo la fotocamera ultra pixel come sul vecchio One, con doppio flash LED per la tonalità dei colori, logo HTC e sensore di prossimità, perché ci dà la possibilità di fare foto in diciamo 3D e vari effetti molto carini. Direi di passare a vedere com'è il terminale, che si può sbloccare anche con doppio tap. Sblocchiamo, si può tirare sul lucchetto, abbiamo i link rapidi. Allora, soggetto in primo piano, rimane. Abbiamo multitasking, insomma abbiamo un blink feed che è in colorazione verde ed è diciamo non è più a pagina ma è un modulo unico. I messaggi hanno tematica blu e la parte multimediale tematica arancione. La versione soft è la 4.4.2 e la Sense è la 6.0. usciamo, parliamo di scheda tecnica. Abbiamo un processore Snapdragon 801 quad core 2.3 GHz, abbiamo 2 GB di RAM, 2 GB di RAM, confermo, scusate, e basta, non ci sono altre diciamo novità. Adesso magari possiamo chiudere con questo anteprima e fare un breve focus sulla fotocamera e le funzionalità e poi magari un confronto con il fratello a questo punto diciamo minore. Ciao a tutti.